Radio Bari.doc. Documenti e redazionali in primo piano su Radio Bari. Come mi conoscono i miei tecnici, grazie Gigi, questi brani ci mettono un po' di allegria. Questa era Timber di Pitbull featuring Kesha, insomma ci voleva una bella carica stamattina. Allora parliamo in maniera molto breve ovviamente della puntata di ieri del Festival di Sanremo, puntata molto criticata, insomma si preannunciava un po' un certo movimento, ecco, era stato preannunciato da Grillo, che in realtà ha fatto un po' di caciara fuori, ma poi si è comodamente seduto in platea ad osservare lo spettacolo, che è iniziato a luci spente, perché poi c'è stata anche un po' di polemica stamattina sulle vero, non è vero, era inscenato, non era inscenato, insomma su quei due disoccupati che hanno insomma minacciato di buttarsi dalle travi delle luci. Insomma è stato un momento un po' di panico, è stata letta poi la lettera che hanno gettato sul palco, ma poi per fortuna tutto è andato per il meglio ed è comparsa sul palco insomma una Littizzetto appena uscita dal Crazy Horse. Che Littizzetto. Allora, 14 sono i big in gara in questa 64esima edizione del festival. Ieri abbiamo ascoltato i primi sette big: Arisa, Frankie Hi Energy, Raffaele Gualazzi che si è esibito con Bloody Beatrots, Cristiano De André, Antonella Ruggero, I Perturbazione e Giusy Ferreri, che ha chiuso poi la serata. Ovviamente anche stessa formula dell'anno scorso: due canzoni, veniva poi selezionata una, scelta una e veniva poi dichiarata da un ospite, da un padrino o da una madrina o madrine, dipendeva insomma dall'occasione. Questa sera invece gli altri sette big, in più degli otto nuove proposte se ne esibiranno quattro. Ieri ospiti d'eccezione: Letizia Castà, bellissima come sempre, Raffaella Carrà, c'era insomma da provare invidia a vederla ballare in quella maniera a 71 anni, e Cat Stevens, forse credo il momento più alto del festival. Invece tantissimi gli ospiti di questa serata, tra cui Claudio Baglioni e le gemelle Kessler ritorneranno in TV su Rai 1 questa sera. Allora appuntamento con insomma gli altri sette big, altre quattro nuove proposte. Domani torneremo un po' a parlare di questo Festival di Sanremo, vediamo cosa succederà questa sera. Nel frattempo la puntata di oggi termina qui, ovviamente domani torneremo sempre con tante cose di cui parlare, tanti ospiti. Domani ovviamente giovedì dedicato un po' anche al cinema. Io ringrazio come ogni mattina Federico Semplice per la regia di Telebari, invece per questa mattina per la regia di Radio Bari Gigi Gianluigi Maggi. Prima di chiudere vi ricordo la nostra pagina Facebook radiobari.cult e il nostro indirizzo mail cult@radiobari.net. Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e non mi resta anche ovviamente che augurarvi buona giornata. Ciao, a domani!